Una manifestazione intanto per ricordare 5 operai morti sul lavoro, gli ennesimi. Sono 143 le morti fino ad oggi soltanto nel 2024, più di 1000 nel 2023, ed è uno stillicidio insopportabile. Siamo qui per testimoniare di un mondo del lavoro che è stanco e che vuole risposte, e le vuole sul piano normativo. Noi chiediamo una normativa sugli appalti privati, perché non si favorisca il subappalto al massimo ribasso, perché quel massimo ribasso lo pagano solamente i lavoratori. Con questo presidio che stiamo facendo in tutte le parti, in tutte le province d'Italia, vogliamo rilanciare l'attenzione al tema della sicurezza sul lavoro, perché è un tema che non è scaduto. Quindi noi avere 1040 morti l'anno e 100.000 infortuni in questo paese non ce lo possiamo permettere. E allora rimettiamo al centro l'attenzione intanto dell'applicazione dei contratti. Servono maggiori ispettori, quindi questo è un tema che noi rivendichiamo da tempo, e quindi servono maggiori assunzioni. Poi bisogna allontanare le aziende che prendono appalti con risorse pubbliche, vanno allontanate dal mercato perché fanno il dumping anche a quelle regolari. Quindi noi crediamo che questa è una situazione di guerra civile, e davanti alla guerra civile si deve intervenire con maggiori strumenti, anche quella dell'istituzione di un numero a livello provinciale ad hoc, dove anche il cittadino comune, dal punto di vista del senso civico, può segnalare delle anomalie che si riscontrano.